lì abbiamo un bellissimo teschio e qui abbiamo questo pannello colorato, perché lei fa un intervento particolare che si chiama MIT. È una turbinoplastica. Ed è una turbinoplastica che intanto, tra poco ve la vedremo in sala operatoria, però può brevemente illustrarci sì, in cosa consiste e quali sono i disturbi. Ecco, se io avessi bisogno di una turbinoplastica, quali sarebbero? Anzitutto, come me ne accorgerei? Anzitutto ce ne dobbiamo accorgere con una buona indagine anamnestica, un buon colloquio, che è sempre la base di tutto, e eseguendo un TAC dei seni paranasali, che è l'esame che ci consente di vedere il naso per quello che realmente è. Il naso, noi si pensa che termini dove vediamo che termina il naso esterno, invece arriva fino al cervello, arriva fino agli occhi, fino alle orecchie e fino alla gola. I turbinati, ho sentito però che si possono anche bruciare, per così dire, insomma, in qualche modo. Diciamo che il sistema più comodo è che viene usato attualmente al 999 per 1000. Sì. Questo è un grosso errore, purtroppo, e tutti noi medici dobbiamo cambiare strada. I dentisti che si occupano di gengive e gli oculisti che incidono la congiuntiva da 20 anni hanno visto che le mucose si rovinano, essere bruciate. I turbinati, infatti, i medici seri, noi cosa diciamo? Guardate che le tecniche cosiddette calde, laser, di termocoagulazione, portano a una recidiva. Ecco che nel 1997 mi è venuta l'idea di trattare il turbinato come un seno gigante e quindi di ridurlo in tutte e tre le sue parti. Questo, il bello di questo intervento è che senza tamponi, perché viene ricucito il turbinato e non c'è questo sanguinamento. Senza che tamponi? Non viene tamponato più perché è anche meno doloroso. A zero, assolutamente zero. Niente tamponi, niente dolore, un rapido. Ecco. Per tutte le persone schiave del vasocostrittore è una conquista buttare via le pompettine di vasocostrittore già dal giorno dopo. E questo è un esempio, ecco, di come la chirurgia plastica può essere una chirurgia funzionale, ricostruttiva, e oltre alla funzione, perché no? Magari si può sistemare contemporaneamente una punta del naso che è un po' cadente, oppure insomma correggere una gobbetta che proprio non ci piace. E noi ci trasferiamo in sala operatoria a Bologna, perché naturalmente qui lei ce l'ha spiegato, ma vogliamo vederla all'opera. Grazie. Grazie ad Antonio Tundo, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domenica prossima con altri temi interessanti di medicina e chirurgia. Arrivederci. Eccoci dunque in sala operatoria, siamo con il professor Gottarelli per assistere a questo intervento di rinoplastica globale. Ecco, professore, ci spieghi un po' questo caso. Siamo di fronte a una paziente, a una giovane paziente che presenta esiti di un trauma nasale, esiti che si riflettono su una cattivissima respirazione, in particolare la notte, che la costringe a dormire a bocca aperta e, se vuole avere un po' di sollievo, a spruzzare spray vasocostrittori. Il naso, inoltre, a seguito del trauma, si è completamente spostato, diciamo una piramide franata verso la sinistra, e questo condiziona anche le dimensioni delle due aperture narinali, dei fori, diciamo, d'entrata dell'aria. E vi sono inoltre gli esiti del trauma che con lo sviluppo hanno portato alla formazione di una gibbosità e di una gobba post-traumatica del dorso, che in una bella ragazza senz'altro non sono graditi. Vogliamo iniziare allora? La base di questo intervento è la correzione del setto nasale cartilagineo ed osseo. Adesso liberiamo il dorso nasale. Questo è un protettore che ho inserito perché sto asportando una prima parte di setto deviato. Siamo riusciti a portare via in blocco lo sperone osseo. Ecco, questa è la parte di setto, è lo sperone che deviava all'interno del naso. Ecco qua, che deviava per circa 7 mm. Lui ha uno spessore di 7 mm, ma non si trovava sulla mediana,
bensì si trovava su una linea curva e quindi 7 mm lui, più c'era la deviazione verso destra, quindi l'ostruzione era 7 mm più almeno altri 7. Ora eseguiamo la MIT. Che è, vogliamo dirlo, una sua creatura, no? È la mia creatura, nel senso che è attualmente il miglior modo possibile per poter ristrutturare e rimodellare le tre componenti anatomiche del turbinato inferiore. Ho decompresso la parte mucosa e cavernosa. In sostanza, in questa ellissi, in questa losanga di tessuto facente parte del turbinato inferiore su uno dei due versanti, c'è quella componente di tessuto cavernoso. Immaginate che è un tessuto spugnoso. Quando il paziente reclina la testa per andare a letto, questo tessuto, che adesso ha queste dimensioni, triplica le sue dimensioni perché si riempie di sangue. Inizia la fase finale. Questa è la settima fase delle sette mosse che compongono la turbinoplastica inferiore da me ideata, ed è la fase della sutura finale. Dopo aver ridotto in tutte le sue componenti il turbinato, noi riavviciniamo i due lembi superiore ed inferiore e lo vogliamo fare in maniera assolutamente asciuga ermetica per evitare emorragie e tamponi. E poi passiamo al turbinato controlaterale. Abbiamo terminato nel frattempo la prima e la seconda parte, che sono le due parti mirate alla correzione funzionale, alla respirazione, alla correzione della respirazione della nostra paziente. A questo punto abbiamo ancora da sistemare la deflessione, la deviazione di tutto il naso verso sinistra, quindi dovremo centralizzare il naso, e poi abbiamo quegli esiti del trauma che ci hanno portato ad avere anche una gibbosità, una gobba del dorso. Il naso quindi andrà abbassato. L'intervento è finito. Questo era il nostro progetto e nonostante l'edema vedete che abbiamo delle proporzioni abbastanza simili.